La finanza pubblica al servizio delle imprese del 13° municipio, ma non solo. Un'idea della provincia, in particolare dell'onorevole Cucunato, che ha riunito imprenditori ed esperti del settore del finanziamento qui nell'Enoteca provinciale a Roma. Sì, esperti di settore, imprenditori e associazioni di categoria, voglio aggiungere, perché è una sinergia tra questi tre elementi che può dare una spinta, soprattutto in un momento come questo che stiamo vivendo di crisi, per accedere a nuovi finanziamenti non solo nel campo della produzione, del commercio, di diversi settori merceologici, ma soprattutto nel campo della formazione e della cultura d'impresa. Oggi ci sono strumenti importanti che il Comune, la Provincia e la Regione mette a disposizione, e la formazione in modo particolare, ma anche alcuni finanziamenti addirittura non vengono nemmeno messi a bando, ci sono praticamente i fondi, basta fare le domande e avere praticamente, ripeto, la capacità tempestiva di presentare queste domande, perché le risorse comunque sono limitate. C'è un sito istituzionale che è quello della Provincia di Roma con la Commissione di Riforme Istituzionali, dove abbiamo messo una serie di informazioni su bandi, su iniziative, su eventi e soprattutto su attività formative che noi portiamo avanti. Poi c'è un sito mio personale che a rete con gli imprenditori e con le associazioni di categoria mensilmente evidenzierà tutte quelle che sono le opportunità dei finanziamenti sia comunitari, sia nazionali, sia regionali, sia provinciali, sia comunali. Bandi e finanziamenti che riguardano tutti i tipi di società. Tutti i tipi di società, ci sono 16 tipologie merceologiche che possono partecipare, praticamente tutti. E una volta erano bandi che spesso erano riservati ad aziende più grandi, oggi si può partire dalla monoazienda, cioè l'azienda che ha un solo dipendente, fino a quella che ne ha 500.000. È chiaro che gli strumenti variano al variare praticamente della tipologia di impresa, dal microcredito, che è uno strumento rivolto agli extracomunitari ma anche alle piccole aziende italiane, ai finanziamenti regionali ed europei che hanno più caratteristiche di finanziamento per strutture, per investimenti, per realizzare progetti e rilanciare l'attività economica. Preparare questi bandi con degli esperti che sono anche presenti all'interno dei diversi organismi provinciali, regionali e comunali gratuiti, in modo gratuito. Naturalmente chi ha il proprio consulente lo può utilizzare, ma è importante soprattutto attivare una informazione e comunicazione importante, l'informazione da parte degli imprenditori e la comunicazione da parte degli amministratori pubblici. Incontri come questo si susseguiranno ancora? Sì, noi abbiamo previsto altri 5 incontri, questo era il primo, era al di fuori di ogni attività di tipo politico, ma è un'attività di tipo istituzionale, e vogliamo che praticamente questi incontri siano anche uno strumento di conoscenza tra gli imprenditori, che facciano rete fra di loro e che spesso conoscendosi fra di loro riescono a cambiarsi anche informazioni di tipo commerciale e di tipo lavorativo. Anche quella è sinergia, anche quella è uno strumento che mettiamo a disposizione.